Buonasera a tutti, sono Luca Zeveri per Picardo TV. Siamo qua anche quest'oggi con Mister Dall'Asta. Mister, due volte in vantaggio, due volte recuperati. Una bella partita, condizionata credo dal vento. Abbiamo avuto tante palle gol, non siamo riusciti a concretizzarne. Loro sono scesi e sono riusciti a trovare il pareggio. Credo probabilmente non meritato. Un commento sulla partita? Ma la partita, eravamo partiti benissimo, abbiamo trovato il gol anche alla svelta, poi dopo abbiamo fatto un'ingenuità sul rigore che ci è costato l'1-1, dopo abbiamo ripreso a giocare, quindi nel secondo tempo siamo riusciti ancora a tornare in vantaggio. È chiaro che lì la partita andava chiusa perché abbiamo avuto altre possibilità per poterlo fare, perché complessivamente nell'arco della partita abbiamo battuto 20 corner, abbiamo fatto 50 cross. E secondo me anche tante occasioni da gol, sono partite che vanno chiuse perché dopo può sempre succedere qualcosa e quel qualcosa è successo e hanno pareggiato. Comunque è chiaro che rimane l'amaro in bocca, bisogna ripartire da qua e martedì mettersi al lavoro e pensare già alla prossima partita. Ci prepareremo per questa settimana per giocare la partita contro il quotatissimo Felino. Come vedi la squadra per la prossima domenica? Ma adesso la squadra, dobbiamo valutare le condizioni tanto di Tanzi, di Nardi che hanno avuto qualche problemino a livello muscolare. Guardiamo quello, però la squadra insomma a livello atletico sta bene, nel senso corre. Io credo che abbiamo fatto una discreta partita, non buona, nel senso perché il vento in parte condizionava, però abbiamo sbagliato anche qualche passaggio di troppo, però abbiamo costruito tanto e se avessimo chiuso la partita, saremo qua tutti contenti e quindi insomma non dobbiamo fasciarci la testa perché la prestazione non è stata negativa, quindi ci vuole anche dell'ottimismo in vista di domenica. Un ringraziamento al mister e a domenica prossima. Luca Zeveri, Picardo TV.